E a che punto sta questo? Allora, questo in pratica questo è stato risanato, ricostruito con una donazione del Rotary. Del Rotary. E quindi questo è uno di quelli che sarebbe i primi attivi da ottobre? Questo no, questo di Rotary è arrivato fino a un certo punto, poi hanno finito i soldi, adesso stanno completando il provveditorato. Quindi i corpi, quelli che dovrebbero raccogliere gli studenti, sono questo e no, quello, questo, solo questo. Questo uh-huh. E la biblioteca. E la biblioteca. Ok, questo un paio di mesi di lavori saranno, devono finire la pittura. Ma ce la fanno per i primi di ottobre? Come hanno detto? Questo praticamente è pronto. È pronto, stanno ultimando le ultime stupidaggini, proprio a livello di stupidaggini. Cioè a livello di lavori vedo all'interno, vedo le luci, insomma, no, gli impianti, tutto finito. È stata collaudata? E questo stanno in fase di ultimazione. Quindi diciamo è ancora cantiere. È ancora cantiere perché stanno ultimando le ditte dentro, le rifiniture, roba di. La parte ancora quella distrutta, quella partirà nella primavera 2014, quella lì dove era l'ex mensa? L'ex mensa, la parte vecchia, quella ancora devono partire i lavori, quella è una cosa, penso ci vorrà. E la mensa degli studenti che arriveranno a ottobre? Sta fuori. Che diciamo è un altro lavoro, è un corpo a parte. È un altro lotto, ma quello stanno lavorando, penso è quasi finito. Professore Semperardi, saremo nei tempi per ritornare a Roio, abbiamo visto insomma è quasi tutto a posto. Sì, noi prevediamo di poter rientrare a ottobre e crediamo fermamente di riuscire a entrare per il primo di ottobre. Abbiamo le assicurazioni dell'AZU per quanto riguarda la mensa che dovrebbero riconsegnare il 20 settembre. E noi stiamo procedendo a effettuare il trasferimento, quindi abbiamo l'azienda dei trasporti che ha già variato il piano e quindi ci ha garantito un servizio decisamente accettabile verso Roio. Ora poi certamente ci sarà un periodo di rodaggio, questo è inevitabile, però speriamo di aggiustare in corso d'opera il più rapidamente possibile, con il meno disagio possibile per studenti e dipendenti, perché non salgono solo gli studenti, sale anche proprio tutto un dipartimento con tutti i dipendenti più tutta la biblioteca. Questo accade proprio nel momento in cui c'è la sua investitura ufficiale, no? Quindi capitano tutte e due le cose insieme, quindi dal primo ottobre? Dal primo ottobre noi dovremmo, dal primo ottobre si prevede che inizino le lezioni, quindi dovremmo essere su. E il primo ottobre io mi insedio ufficialmente, quindi sarò ufficialmente quella a cui ci si dovrà rivolgere per lamentarsi, speriamo poco. Immagina tante lamentele, Rettore, insomma ce ne sono la lista è lunga, no? Quindi già idea di tutte le domande che lei farà. Sì, ci saranno, tutti i primi inizi anno noi dobbiamo comunque fronteggiare una serie di emergenze, no? Che sono dovute al numero di studenti che non è già programmato, quindi noi non sappiamo esattamente quanti studenti verranno su determinati corsi di laurea, disagi di vario tipo, è inevitabile, insomma siamo attrezzati a pensare di poterlo risolvere. Poi no, mi immagino invece che potremo mettere in campo molto entusiasmo, perché insomma è un inizio. Quindi rientriamo in una sede rinnovata, certo ci sono dei disagi, ma spero che poi l'entusiasmo e la voglia anche di riconquistare un pezzettino di quello che storicamente è stato un simbolo dell'Università dell'Aquila ci aiuti a superare le difficoltà e a avviarci su una strada più serena. Cosa fa la Inverardi quando l'entusiasmo si scontra con la difficoltà? E questo capita, no? Ma anche magari con le pubbliche amministrazioni, col comune, con la regione che sono i suoi interfaccia? L'Inverardi ha pazienza e resiste, e quindi è che è quello che dobbiamo un po' fare tutti e che credo che è quello che ci siamo attrezzati a fare tutti in questi anni. No? Noi sappiamo che dovremmo affrontare degli anni di difficoltà, dobbiamo cercare di fronteggiarli nel modo più sereno e costruttivo possibile e insistere. Anche col fagotto, tra virgolette, che le è stato lasciato, insomma, tra le tante grani che arrivano dalla precedente gestione? Diciamo, come al solito, un inizio parte sempre da una situazione che ha dei pregressi, ma questo insomma lo sanno tutti quelli che cominciano una cosa nuova. In particolare io ho una visione un po' diversa da quella della precedente gestione, anche coloro che mi hanno sostenuto hanno creduto in un progetto che era abbastanza diverso da quello che invece era quello che abbiamo avuto fino ad oggi.
ci saranno un po' di difficoltà d'avvio, credo che sia normale. Se lei dovesse parlarci di una novità o di un cambiamento, proprio per far capire insomma che la musica è un'altra, professoressa? Beh, è un cambiamento sicuramente nell'atteggiamento dell'università verso il mondo esterno, quindi io immagino un'università molto più aperta al dialogo col mondo esterno, sia accademico che territoriale, e immagino anche un'università che sappia dialogare cercando costruttivamente di portare i più soggetti possibili sulle proprie posizioni. Quindi forse credo che questo sia il segno più tangibile. In qualche modo io lamento e ho lamentato il fatto che l'università si sia contrapposta, magari con delle buone motivazioni anche, no? Diciamo in una posizione di richiesta nei confronti di tutti, e sia stata però forse poco propositiva nell'aiutare anche il contesto esterno poi a raggiungere obiettivi comuni. La nave scuola, che è la facoltà di ingegneria, è quella che dovrebbe portare tanta, tanta gente, anche un giro di economia importante anche per la zona. Avete idea cosa accadrà quando si tornerà anche a pagare la REP? Ma ci aspettiamo che ovviamente ci sia ci siano delle differenze nei numeri, ma insomma i numeri poi bisogna guardarli un pochino in dettaglio. È chiaro che non pagare le tasse ha significato molte cose. Le cose buone che ha significato e che noi cercheremo di mantenere è stato quello magari di far avvicinare all'Università dell'Aquila studenti che volevano studiare, che magari non ne avevano la possibilità o avevano minore possibilità e hanno magari scelto l'Aquila in una condizione che forse non avrebbero scelto diversamente. È sufficiente questo? No, dico è sufficiente nel fatto che noi dobbiamo trovare una strategia di uscita dalla non pagare le tasse, che premi, mantenendo uno sgravio di tasse forte, tutti gli studenti che vengono qui per studiare e sono produttivi, e naturalmente allo stesso tempo dobbiamo fare un'azione di riqualificazione della nostra offerta formativa in modo che sia più convincente e attrattiva. Lei l'offerta formativa ha molto di più di non il pagare le tasse. Quando gli indicatori dicono che l'Università dell'Aquila non va per particolari ragioni, insomma, poi si legge spesso e volentieri anche sui giornali di sfondo economico, lei cosa pensa? Io penso che abbiamo delle buone potenzialità perché un'università alla fine è fatta di risorse umane, e queste risorse umane noi ce le abbiamo, anche se le abbiamo ovviamente nel tempo sono diminuite a causa dei tagli che sono stati, diciamo, su tutto il sistema universitario. Partiamo da una buona base e dobbiamo guardare a quelle che sono le debolezze, come anche si sono determinate, senza paura, diciamo col coraggio di partire da riconoscere se ci sono delle debolezze, che ci sono, e cercare di costruire per eliminarle o acquisendo nuove risorse, oppure cercando di fare una strategia di relazioni con altri atenei vicini o comunque vicini dal punto di vista degli obiettivi, che ci consentano poi di mantenere l'offerta formativa e di riqualificare anche magari i settori di ricerca che sono un po' depauperati, mettendoci in rete con altre realtà. A proposito di offerta formativa, e ci avviamo a conclusione, mi è piaciuta la campagna pubblicitaria del pinguino che vuole saltare, quindi il salto di qualità dell'Università dell'Aquila, di questi pinguini che si apprestano a fare o quaglie, qualcuno ha detto che si apprestano a fare il salto verso un altro punto. Insomma, questi pinguini non sono piaciuti tantissimo. Ecco, insomma, siccome li abbiamo visti, almeno li ho visti a Pescara e in altri posti, insomma, sono insomma discutibili. Diciamo, a me non sono tanto piaciuti e vedo che non sono piaciuti in generale molto. Non so, prendiamola che i pinguini sono comunque degli animaletti anche loro resistenti e vanno avanti, e come sappiamo da film noti sono capaci di fare traversate lunghissime in condizioni estreme, magari non saltano, però alla meta cercano di arrivare.